Vittoria, il pannello PM102 casetta abete. Con questo pannello stampato in morbido panno Lenci vado a realizzare un alberello alto all'incirca 40 cm. È un alberello che ha il suo dispositivo di luci alloggiato all'interno della tasca che sono andata a cucire andando a prendermi la porta, e porta poi un dispositivo musicale al di sotto del pupazzetto H024. Il risultato finale di questo pannello è l'avanti in questo modo e il retro con la sua rennina e la slitta. Però non perdiamoci in chiacchiere, che vi voglio far vedere soprattutto come andare a cucire il piede all'alberello. Ci vediamo appena ritagliati tutti i pezzi. Dati tutti i pezzi, vado ad eseguire una piccola tacchetta sulla parte anteriore della porta. Questo perché vado ad inserire l'estremità del mio dispositivo dei LED. Ora i LED possono essere dai 20 ai 30, anche 40, va benissimo. Quindi vado a inserire tutto il filo con tutte le lucine. Sì, eccolo qua. Piano piano faccio scorrere tutto. Ecco qui. Perfetto. E facendo attenzione, ok, facendo attenzione vado a cucire la mia porta lungo i tre lati, 1, 2 e 3, a mo' di tasca, in modo da poter poi alloggiare la parte terminale del dispositivo delle luci. Ci vediamo fra un po'. Cucita a mano, appunto indietro o a macchina come ho fatto io la porta, proseguo andando a doppiare il mio alberello e inizio a cucire da questa punta, andando a cucire tutto intorno fino da quest'altra parte. Io lo cucirò a macchina mettendo il selettore su un punto da ricamo molto semplice che imita un po' il punto fessone, oppure voi potete farlo tranquillamente a punto fessone a mano. Ci vediamo fra un po'. Una volta finito di cucire vado a inserire, a far fuoriuscire le lucine dalla punta, ecco qui, ne faccio uscire circa 3-4 lucine, ecco qui, e mi fermo. Dopodiché inizio bene bene ad imbottire la punta e di volta in volta che vado ad imbottirla vado anche a posizionarmi le luci al di sotto, ad esempio, delle finestrine, e fermo la posizione della luce con l'imbottitura. Così continuo per tutto l'alberello, quindi mi soffermo sotto le finestre, sposto la lucina, ok, e la blocco con l'imbottitura in modo tale che così almeno avrò la lucina posizionata al di sotto della finestrella. Quindi continuo ad imbottire. All'ultimo vi farò vedere come inserisco l'H024, che è il dispositivo musicale, dopodiché andrò a chiudere con il piede di lana che ho precedentemente tagliato. Arrivata a questo punto vado ad inserire il mio dispositivo musicale. Non metto nessuna imbottitura sopra, ma vado a mettere l'imbottitura attorno al dispositivo in modo da bloccarlo per bene. Ok, perfetto, va bene così. Adesso non mi rimane che fissare il mio piede. Allora, piego a metà e prendo il mio centro con lo spillo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Perfetto. Adesso vado ad inserire il piede tra la cucitura, cioè lo spillo, lo faccio coincidere con la cucitura
e appunto. Ok, e adesso piano piano vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Quindi vado a far coincidere la mia cucitura con il centro della base, perfetto. E adesso con molta pazienza vado ad fissare con gli spilli tutta la mia base attorno al perimetro del mio alberello. Vado a cucire a punto festone e lascio, prima di chiudere tutto, un po' aperto, perché vado a continuare ad imbottire bene bene la base per farlo stare bene in piedi l'alberello, in modo tale che così allora, aiutandomi con gli spilli, fisso il piede alla base dell'alberello. Inoltre vado a cucire tutto intorno, ma prima di chiudere lascio un piccolo pezzettino perché controllo se è ben imbottito, altrimenti continuo ad imbottire fino a che praticamente non avrò finito e l'alberello resta bene in piedi. Ci vediamo fra un po'. Cucita, una volta doppiata e cucita la mia stella, lasciate aperte due punte. Sono andata a imbottire bene sulle punte. Cosa faccio? Vado ad inserire quel filo sospeso di lucine che avevo lasciato all'inizio, quindi vado un pochino ad inserirle all'interno delle mie punte. Ecco qui. Sia sul davanti della stellina che sul retro. Dopodiché vado ad inserire la mia imbottitura nel centro per poi andare a collocare l'albero. Una volta sistemata la mia stellina, cerco di metterla dritta, con il filo da cucire o con la pistola a caldo vado a fissarla sulla punta del mio albero. Se questo video tutorial ti è piaciuto, metti un like e ci vediamo presto con nuovi progetti. Io finisco di fissare la mia stellina cucendola questa volta alla sommità dell'albero. Voi potete tranquillamente andarla ad incollare. Ci vediamo presto per nuovi progetti. Ciao ciao!